gli anziani adesso dicono che in forza delle loro percentuali detteranno l'agenda al governo. Vabbè, allora siamo al vecchio sistema, va bene, se così fosse. Il governo è un governo di coalizione, il presidente viene eletto direttamente dai cittadini, non è il risultato di un compromesso parlamentare. Si candidassero direttamente alla presidenza della regione, le prossime elezioni, e facciano tutte le agende che vogliono, perché noi abbiamo presentato un programma che è l'agenda di governo. E quindi i partiti hanno condiviso questo programma, quindi il problema è questo. Allora si pensa che esiste un patto diverso rispetto a quello che abbiamo concordato con gli elettori? Questo sarebbe veramente insolito. E poi mi sembra, voglio capire se questa è una proposta innovativa, perché quando lo dice Renzi per Letta, lo dice perché quello è un governo di coalizione, un governo che nasce dalla fiducia del Parlamento, in cui il programma non è concordato col popolo, con l'elezione diretta, quindi qui bisogna capire che rapporto si ha col sistema maggioritario, col sistema dell'elezione diretta. E poi c'è una questione non irrilevante, non vorrei che questo sembrasse quasi la logica stalinista della cinghia di trasmissione fra partito e governo, cioè il partito che controlla il governo. Io non sono l'uomo per queste cose, cioè quando si è accettata la mia candidatura si sapeva che si candidava uno spirito libero, ed è stato questo il motivo per cui i siciliani hanno votato. Le risorse sono poche, oggettivamente, però penso che insieme a queste misure noi dobbiamo, e quello che stiamo facendo, programmare che i fondi europei, i fondi sociali, il PAC eccetera, debba avere una destinazione prioritaria su imprese e bisogno sociale e povertà. Solo su questo riusciamo a concepire una grande manovra, però per fare questo è necessario eliminare gli sprechi. Quindi la battaglia contro gli sprechi non è che una battaglia giustizialista astratta, perché c'è uno, un presidente, che vuole mandare in galera tutti, anche se qualcuno se la merita, un po' di qualche giusta cosa nell'applicazione e nel rispetto delle leggi, ma perché vuole fare in modo che ci sia l'eliminazione degli sprechi e queste risorse vengano destinate agli investimenti, al lavoro. Per esempio, il taglio che faremo delle partecipate, anche lì non sarà un taglio di lavoratori, ma saranno invece i tagli di costi inutili di società in liquidazione che spendono affitti, consulenze, avvocati, consigli di amministrazione, bollettazioni varie eccetera, che sono inutili, ma queste possono essere risorse che servono a risanare il bilancio e servono anche a fare solidarietà sociale e sviluppo, e tutto questo. E in questa finanziaria finalmente queste decisioni ci sono tutte, perché spariranno gran parte delle società partecipate, ma i lavoratori non spariscono. Perché non è avvenuto l'anno scorso? Semplicemente perché la legge non ci poteva permettere il passaggio di questi lavoratori ad altre partecipate, e lo scioglimento immediato di quelle partecipate significava il licenziamento dei lavoratori, e io sinceramente buttare il bambino con l'acqua sporca non me la sono sentita.